il suo impegno per l'amministrazione di Gaeta è riconosciuto da tanti, tanti amministratori, ma anche insomma tanti cittadini. In qualche modo, dicevamo prima, Gaeta capitale della, delle iniziative dell'Italia dei Valori in provincia di Latina. Molti si chiedono a cosa è dovuto questo suo comunque attivismo politico amministrativo. Lei nell'arco di pochi mesi è riuscito insomma a ottenere importanti riconoscimenti sia sul piano amministrativo che su quello politico. Ecco, considerando che ha anche un passato nel Partito Democratico, ecco, che cosa l'ha spinto a iniziare questa avventura con l'Italia dei Valori? Buonasera, buonasera a tutti, scusate. Allora, questa iniziativa è venuta su perché la provincia di Latina, una bellissima provincia, ha tutte le caratteristiche per emergere con l'Italia dei Valori. Voglio cercare di portare un modello di equivalenza tutti uniformi, vuol dire lavorare tutti insieme, cercare di portare qualcosa alla gente che oggi ne ha veramente bisogno, perché vedendo quello che sta succedendo a livello europeo e nazionale non ce la stiamo passando bene. Volevo anche dire che volevo dare a Gaeta alle 21.30 ci sarà un bellissimo spettacolo, e questo è un regalo personale che io voglio fare a questa bellissima città che è Gaeta, che se lo merita da parte mia, perché la gente mi sta vicina, la gente mi vuole bene, io contraccambio con il mio lavoro nel mettermi a disposizione di loro. Però della politica non è che mi piace tante cose. Ecco, infatti avevamo in qualche modo già preannunciato una sua richiesta o comunque alcune sue critiche sulla situazione politica di Gaeta, nonostante insomma lei ricopra il ruolo di assessore all'ambiente, quindi di importante supporto al sindaco Raimondi. In particolare, quali sono gli aspetti che lei giudica critici della politica amministrativa di questa città? Che i politici di Gaeta hanno buttato nel fango questa città. Gaeta, la più bella città del comprensorio, oggi noi guardiamo, siamo chiusi da Sperlonga, Fondi, Itri, Formia. Gaeta, la più bella città, la più caratteristica, è l'ultima, è stata chiusa dai politici e noi ancora oggi non riusciamo ad uscirne fuori, e ancora oggi noi cerchiamo di andare verso Fondi e Formia. Poche parole, il suo slogan è Gaeta, diciamo, libera da eventuali manie di grandezza di altre località vicine. Io dico solo una cosa, Gaeta dei Gaetani, voglio dirlo in dialetto gaetano, pane e cipolle a casa mia. Bravo, bravo. Benissimo, molto chiaro, molto eloquente il suo contributo, assessore. Direi a questo punto di dare la parola al sindaco Antonio Raimondi, il suo alleato, insomma. Antonio Salone ha voluto lanciare una sorta di messaggio, insomma, Gaeta diciamo svincolata da logiche di potere magari di altri centri della provincia di Latina. Lei si sente in qualche modo di condividerlo questo messaggio? Intanto buonasera a tutti, ringrazio l'Italia dei Valori per questa festa e anche per questa occasione di dibattito fra di noi e anche con i concittadini e le concittadine. Io sottoscrivo appieno quello che ha detto Antonio Salone poc'anzi. Credo che la nostra vittoria di 4 anni fa, nel 2007, due liste civiche, allora contro tutto il centro-sinistra al primo turno e poi contro il centro-destra al secondo turno, fu già una vittoria dei gaetani che hanno incominciato a capire che il discorso della filiera è una barzelletta, è una fiaba, è una favola. Tanto è vero che io voglio ricordarvi un avvenimento importante.
la mattina del 12 giugno 2007, cioè all'indomani della vittoria elettorale, 11 giugno, e il giorno prima di prendere possesso della, diciamo, della poltrona di sindaco ufficialmente, alle ore 8:36 del mattino mi arriva una telefonata. Voglio ricordare ancora oggi che io non ho ricevuto né un telegramma, né una lettera, né una telefonata dal presidente della provincia Armando Cusano. Il presidente della nostra provincia non mi chiamò, non mi scrisse un telegramma, non mi scrisse una lettera, cosa che io invece ho fatto quando lui nel 2009 è stato rieletto presidente. Questa è anche una questione di educazione e di stile istituzionale che io ho e tanti altri non hanno. Ebbene, alle 8:36 del 12 mattina, nonostante che qualche settimana fosse venuto qui in campagna elettorale, mi riferisco al presidente Marrazzo, mi arriva la telefonata con un numero strano, 06 da Roma, che non conoscevo, ed era lui che mi dice: buongiorno sindaco, sono Piero Marrazzo, ti saluto, ti auguro buon lavoro, sappi che la regione sarà a fianco alla città di Gaeta. E così è stato, così è stato. Noi fino al marzo 2010, quindi per quasi 3 anni, questa città ha avuto effettivamente un rapporto privilegiato con la regione, e quindi non si trattava di essere, voglio dire, schierati, ma si sapeva bene che la nostra amministrazione civica era un'amministrazione civica di centro-sinistra. Ad un certo punto anche il PD è entrato ufficialmente a far parte della nostra coalizione, ultimamente è entrato anche l'Italia dei Valori. Ancora oggi non capisco il PD locale dove voglia andare a finire, questo poi, o almeno una parte del PD locale, tanto è vero che vedo fra alcuni simboli là sopra, vedo il simbolo di Noi Democratici, che appunto sono dei democratici del PD che hanno deciso di non sposare la linea ufficiale del partito, perché è follia pura pensare di andare per conto proprio, abbandonare questa amministrazione che abbiamo sentito, non dalle mie parole ma da altri amici senz'altro, ma di dire come questa città si sta distinguendo rispetto a tutto il Basso Lazio e la provincia di Latina, non soltanto della importante e fondamentale lotta alla criminalità, perché caro Enzo, quelle antenne sono molto semplici, sai come funzionano? Quando ti chiedono un primo incontro, a pelle si capisce subito l'atteggiamento che si ha, e quando ti chiedono il secondo incontro non glielo dai. Sei in visita da qualche parte, sei a Roma, sei impegnato, c'è il Consiglio Comunale, c'è una giunta, insomma non dai il secondo appuntamento. E quindi questo è il modo di allontanare certe situazioni. Si capiscono, a volte si fiuta da lontano, ma non è solo questo. Il Consiglio della Selva ha parlato di progetti importanti, ma io vorrei ricordare anche tante altre cose. Vorrei ricordare che finalmente in questo paese si è sbloccato l'area dell'ex ENI, 25 ettari che verranno finalmente bonificati, riqualificati e dati a questa città. Ci sarà lo spostamento del pontile Petroli, stiamo lavorando sulla ferrovia che la Regione Lazio con la Polverini ha tolto 19 milioni di euro, e speriamo di rimetterli per fare la lettorina forma Gaeta, per rendere più diciamo vivibile la nostra città, ma anche con grande vantaggio della stessa forma. Ci sono tanti altri progetti, fra un mese appena incominceranno i lavori qui di fronte alla tassa di Montesecco, anche qui abbiamo risolto un problema trentennale sottoscritto insieme all'assessore Di Per, e tante altre cose. Il turismo che questa città continua a fare nonostante la grave crisi economica in questo weekend, che era stracolma di gente, stracolma, alberghi pieni, non c'è un posto, stabilimenti balneari oramai mettono gli ombrelloni sopra le cabine, andate a Serva, girate un po' la città, quindi un pienone. Perché? Perché è una città interessante, una città che sa essere molto più pulita di quello che si dice, molto più pulita delle altre città. Abbiamo avuto il problema della raccolta differenziale per cui abbiamo perso la bandiera blu, ma io sono convinto che con Antonio Salone riusciremo a riconquistare la bandiera blu. Ma nonostante questo, Gaeta è pulita, le acque sono stupende, la gente viene a fare turismo a Gaeta perché è città accogliente, piena di eventi culturali.
che i famosi marciapiedi, illuminazione, villette hanno reso più bella, ed è perché il motivo per cui noi abbiamo puntato ai quartieri turistici, il centro, la zona di Serapo, la zona di Gaeta Sant'Erasmo. Certo, moltissimo resta da fare, ma noi abbiamo ereditato nel 2007 una città devastata. Io do ai cittadini questo dato: in 4 anni per la manutenzione ordinaria e straordinaria abbiamo speso più soldi degli ultimi 30 anni. In 4 anni abbiamo speso più soldi degli ultimi 3, quindi un dato statistico oggettivo. Sì. E chiudo sulla... ho divagato un po', ma chiudo sulla domanda principale. Gaeta e Gaetani. Gaeta, ed è il motivo per cui io sarò ancora più... avrò più adrenalina nella prossima campagna elettorale, molto più di 4 anni fa, perché io quando vado in campagna elettorale, guardate, l'adrenalina mi prende alla grande. Allora ho bisogno di un pochino di riposo, mi riposo una settimana di vacanza e poi ritornerò, qua si dice a mano ammazzata alla ciacata, perché certamente io non farò in modo che non ci sarà un sindaco etero diretto da fondi in questa città, che sia chiaro questo. Io non permetterò al senatore Fazzoli di sedere in quel comune, lì dovrà sedere un Gaetano Doc come il sottoscritto. Non ci sarà un etero diretto del mio collega di Formia Michele Forte, non ci sarà un etero diretto né da fondi né da fondi. Questo deve essere chiaro a tutti i concittadini e questo mi darà ancora più adrenalina, perché vedi, caro Vito Romano, guarda che la città del Golfo, tu l'hai pensata 10 anni fa e noi 4 anni fa, appena eletto sindaco, abbiamo fatto per la prima volta nella storia una giunta insieme, una giunta congiunta qui in questo comune, Gaeta e Formia. Ci siamo incontrati i sindaci e gli assessori, abbiamo fatto una tabella di marcia, abbiamo detto quali erano i punti principali su cui lavorare insieme e per 10 mesi, da luglio 2007 fino ad aprile 2008, si è lavorato insieme, gli assessori si sentivano, cercavano di risolvere insieme i problemi. Poi a un certo punto è capitato che le cose sono cambiate a Formia e io l'egemonia di Formia gliela lascio a Formia. È chiaro questo concetto? Carissimo, perché il Golfo siamo noi, si chiama Golfo di Gaeta questo qua, fino a prova contraria. E guardate che il mio non è sterile campanilismo, perché non è soltanto il Golfo di Gaeta, è perché questa città ha una storia, una tradizione e oggi una forza politica fondamentale. Allora, se ci si siede con pari dignità, volendo veramente discutere, è un conto, ma se oggi questa a me, e domani questa a me, e dopodomani questa a me, e niente a te, questa non è la città del Golfo che vogliamo. Molto eloquenti le parole del sindaco Raimondi.